Paolo, sono circondato da elementi femminili, da una presenza femminile massiccia, perché guarda caso ci troviamo con la FIDAPA. Non a caso con me c'è la Presidente, la professoressa Franca Maroni, che approfittiamo subito per chiedere questo convegno, questa riunione finalizzato a... consegnare il premio Donna FIDAPA 2023, prima edizione, a una cittadina del territorio che ha conseguito dei successi e dei meriti in campo socioculturale. Io ricordo bene che tempo dietro la mia mammina fu ben premiata in un periodo simile, proprio perché vengono giustamente evidenziate le donne, la bravura delle donne e quanto possa riguardare tutto intorno al femminile. Bene, questa è una riunione meravigliosa, massiccia, vedo che ci sono anche delle componenti musicali, un'orchestra, no? E quindi ci puoi dare un estratto di programma, così qualcuno può anche immaginare che riunione, dove verte questa riunione? È una cerimonia di premiazione, esatto, che è allietata e rallegrata dall'intervento dell'ensemble Gaspare Spontini di fiato percussione con due splendide voci soliste. È composto di docenti dell'istituto e di allievi dello stesso istituto. È un istituto glorioso che ha dato fama a molti talenti ascolani, ricordiamo Giovanni Allevi, tra l'altro ne ho un ricordo affettuoso perché la prima suonata in pubblico la fece per me, aveva 16 anni, e il padre mi disse, io chiesi al padre se mi suonava qualcosa, una lettura di poesia, e mi disse, ma guarda, a me non me ne va, però mio figlio è un ragazzino, non ha mai suonato in pubblico, però è bravo, se ti va bene, dico, come non mi va bene, va bene qualsiasi cosa, e arrivo a lui con quella sua grinda, quei ciuffi ricci, è graziosissimo. Quindi voglio dire, è un istituto glorioso, quindi sono contenta che questo ensemble questa sera allievi questo incontro, anche perché l'ho scelta appositamente, in quanto il premio FIDAPA, con una nostra commissione, abbiamo deciso di consegnarlo a una musicista e quindi mi piaceva rimanere in tema musicale prettamente musicale, scelta doc. Quindi la premiata è la direttrice dello Spontini, Maria Puca, che ho avvisato due giorni fa proprio per non compromettere l'evento, perché avendo chiesto il concerto dei suoi colleghi, certo non potevo dirle suoneranno per te, e quindi... E quindi giusto, hai organizzato ad hoc questa meravigliosa, questo incontro. Bene, quindi noi alle 6 con voi, tutti quanti, cominceremo questa meravigliosa iniziativa. Il menù della serata, un programmino. Come cominciamo con la... Aspettiamo l'intervento del primo cittadino. Ah, arriva il sindaco, quindi avremo anche il sindaco. Mi ha chiesto a che ora devo venire. Io ho detto per non farti perdere tempo, perché la vedi subito alle 5. Dico, no, c'è bene. C'è un po' presto. Alle 5 e tre quarti almeno saremo già sul campo. E quindi inizieranno loro, cioè i nostri padroni di casa. E poi io faccio l'introduzione dell'evento. E poi ci sarà il concerto. Dedicato a voi, chiaramente. Perché è composto anche di studenti, di allievi, e non li vogliamo far partardi o staccare. Certo che no. Va e bene. Poi procederemo con il racconto del premio, avremo la premiazione e l'intervento di una nostra fidabina psicologa, Cristina Uridar, che farà un momento di riflessione sul valore dell'associazione, che servono le associazioni oggi, perché tu lo sai, sono in aumento, sono in crescita, hanno colori diversi, motivazioni diverse, però in realtà sono uno strumento molto utile oggi per la diffusione anche di valori culturali, anche etici, morali, eccetera. Quindi hanno un compito, le molto sociale, molto sociale, cioè sono importanti se si attengono ai criteri giusti. Tu dici sì, sei fiscale, lo sono, perché oggi Bauman ha detto un impegno, dice purtroppo oggi dilaga tanta morale senza etica. Ed infatti quando io vado alle scuole chiedo, sapete la differenza tra morale e etica? No, non lo sa. Però si può fare morale senza etica. Allora, ora
parleremo con la nostra premiata, con la diretta interessata, lei, signora. Venga qui alla visione del pubblico di Maco TV. Grazie. Bene, questo non può che farci piacere e onore. Di essere adesso dall'altra parte. Bene. Non da spettatrice. Ebbene, lo sarà più tardi quando si rivedrà in video, la signora. Bene. Grazie. Senta, la interrompo per chiedere le sue emozioni oggi. Le emozioni sono tante perché è un premio che giunge inaspettato. E ovviamente ringrazio la FIDAPA, la Presidente Maroni e tutte le socie che rappresentano il meglio delle donne, no, che si applicano in tutti i campi, dalle arti, le professioni, gli affari, e quindi è un'associazione importantissima perché sappiamo bene che le donne dovunque operano sono sempre sono persone che danno il meglio di loro stesse. Io nel mio piccolo con l'Istituto Musicale Spontini ho cercato sempre di valorizzare quindi di valorizzare i nostri ragazzi, certo. E quindi i nostri docenti, perché l'istituto da 66 anni lavora e opera nel nostro territorio, non solo nella città ma in tutto il circondario. Quindi per me è un onore grandissimo ricevere questo premio, che ovviamente io reputo anche dato all'istituto che rappresento. Quindi per me questa è la cosa più importante. Guardi, lei dice una cosa che sposa i miei pensieri, le mie idee, perché chiaramente lo Spontini è un bel fiore all'occhiello della nostra città. Avete tanti talenti, avete veramente tantissimi elementi di spicco. E questa sera ne avrete anche la dimostrazione. Quindi prima ha citato il nostro carissimo Giovanni Allevi, ma anche Dario Faini ha studiato nel nostro istituto, Saturnino Celani, quindi questa dimostrazione che i giovani che studiano seriamente e hanno una preparazione solida possono arrivare molto molto lontano. E questo è l'augurio che facciamo. Bene, allora ringraziamo la signora, facciamo tanti auguri anche noi, complimenti grazie. Ci vedremo a breve. Arrivederci. Bene, signori cari, adesso il turno dell'assessore agli eventi, Monia Vallesi, che non è nuova ai nostri schermi, l'abbiamo tante volte tempestata e interpellata. Allora Monia, ci diamo del tu. Monia, ti prego, dacci due belle parole di spinta che riguarda questa meravigliosa giornata, serata, di cui tu sei anche un elemento organizzatore. Bene. Grazie mille per Paolo, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per avermi invitato, per essere qui. Questa sarà un pomeriggio veramente entusiasmante, un pomeriggio che si premierà una grande donna, una grande insegnante, una grande professoressa, ma che è stato un grandissimo punto di riferimento per i nostri ragazzi, mio figlio, io stessa. E lo so che tu sei del mondo della musica, sì, dell'arte. È stata la mia insegnante, quindi devo dire che sono entusiasta e sono veramente grata alla FIDAPA per aver proposto questa immagine, questa figura che poi rappresenterà veramente la nostra città. Quindi congratulazioni alla professoressa Puga, congratulazioni alla FIDAPA per aver gestito e aver svolto questo evento nel promuovere comunque i cittadini del territorio e il nostro territorio. Possiamo aggiungere una cosa? Io direi anche congratulazioni a voi donne, perché la FIDAPA è fatta di donne, quindi tutte donne. Donne e mamme, esatto. Più di oggi, esatto. Che siamo vicino alla festa della mamma, festeggiare una mamma. Ed è proprio festa sopra la festa. Sopra la festa, quindi, bene. Sì, assolutamente. Allora adesso concordo con te. Ci dobbiamo godere questo pomeriggio. Poi ci sarà un concerto meraviglioso, quindi perderselo assolutamente no. Quindi vediamo tanti regini qua pronti per essere letti. Sì, li conosco bene. Va bene. Li conosco benissimo. Bene, allora, amici di Mago TV, vediamoci un po' lo spettacolo. Godiamoci, vediamoci lo spettacolo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Bene, segue la nostra chiacchierata con la dottoressa Mirilli Volponi, posso dire così, tranquillamente, diciamo di sì. E l'assessore è estremamente apprezzato e conosciuto, non a caso si trova qui nella FIDAPA, in questa meravigliosa manifestazione, e chiediamo proprio all'assessore, che è una parola un po' troppo austera, qualche suo pensiero in merito a questa meravigliosa idea, a questo incontro aperto al pubblico di Ascoli Piceno. Veramente, un
bellissimo incontro, io ringrazio la FIDAPA, ringrazio la Presidente Franca Maroni anche per l'invito e per avere sempre la sensibilità per organizzare eventi speciali. Al femminile. Di recente hanno organizzato un altro evento importante che è stato quello I colori della madre, che mi ha toccato in maniera particolare, non solo come assessore ma anche come medico, come pediatra, quindi ho assistito, ho partecipato con tanta disponibilità, ecco. E quindi oggi ancora si ripropongono le donne della FIDAPA con questo evento, e donne il premio alla donna, no? E hanno scelto poi Maria Puca, che è davvero una donna straordinaria, speciale, una donna sì, speciale, sì. Non solo nella sua professionalità, ma nella sua umanità, nella sua modo di porsi, nella sua signorilità. Ed è questo che veramente io sono contenta di aver potuto partecipare in questo saluto, sia per omaggiare, onorare tutte le socie della FIDAPA e la Presidente, ma soprattutto perché ci tenevo ad essere presente per la premiazione di Maria Puca. Eccezionale, concordo, apprezzo anche queste tue parole e sicuramente sarà una serata speciale, visto che le cose sono tante, belle, tutte quante musicali, dolci, come voi donne lo siete, insomma. Quindi grazie amici di Maco TV, proseguiamo la nostra chiacchierata con altri amici e grazie, alla prossima. Grazie, ciao. Amici cari di Maco TV, abbiamo il piacere di poter scambiare due parole con il maestro Alberto Albanesi, responsabile di questi meravigliosi leggii che vedete alle nostre spalle, perché sarà proprio lui a dirigere e a organizzare questo meraviglioso evento dedicato alla FIDAPA, dedicato alle donne, e noi vogliamo un'anticipazione prima che si sentano queste belle note musicali. Va bene, allora noi siamo veramente contenti. Con voce, maestro. Sì, siamo contentissimi di stare qui, per noi è la prima esibizione, quindi il primo premio, prima esibizione, quindi è proprio tutto primo, una prima occasione. Allora, suoneremo 6 brani. Sono divisi in 3 parti, i primi 2 sono brani solo strumentali, quindi daremo spazio alle emozioni, ognuno potrà immaginare tutto ciò che vuole da queste canzoni. Certo. Poi invece secondi altri 2 brani saranno delle canzoni che non ci saranno le parole, perché saranno i nostri strumentisti che suoneranno anche la melodia principale. Gli ultimi 2 brani invece sono proprio cantati, mettiamo le parole, saranno 2 ragazze, 2 allievi della nostra classe di canto, e quindi metteranno le parole, quindi tutti poi potranno partecipare, se le conoscono possono cantare, sono 2 brani famosi, sono Moon River e Over the Moon River, chi non lo conosce? Buone 2 famose canzoni, insomma, che poi cantate da Audrey Hepburn e Judy Garland, quindi sono tutte donne, insomma, importanti, che hanno lasciato proprio una traccia nella pittura musicale. Eccezionale, quindi se non possiamo che gioirne e attendere questi pochi minuti, aspettiamo il primo cittadino per darsi là e niente, seguite ancora Maco TV, grazie maestro Alberto, sì, grazie. Ci vediamo, ciao.